Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Bene, non ci vediamo da quasi una settimana, ma sono tornato. E oggi andiamo a parlare di Harry Potter e la maledizione delle anelle. E questo sarà un video un po' più critica e di critiche e lamentele, perché credo che sapete già il perché. Bene, iniziamo. Allora, partiamo dal fatto che sicuramente questa è stata un'ottima, ottima è stata come opera teatrale, ma è un pessimo libro, ragazzi. Cioè, la storia è assolutamente, cioè, fa schifo. Ma comunque se i combattimenti, gli incantesimi, robe, viaggio nel tempo, tutte queste cose fatte su un palcoscenico, sicuramente sono fighissime da vedere. Come libro non va bene, non doveva esistere. Allora, poi i personaggi sono vuoti e per niente caratterizzati. Albus e Scorpius, ovvero i figli di Harry e Draco rispettivamente, e sono completamente al contrario dei figli di Albus e Scorpius, sono totalmente il contrario dei padri. Cioè, questa cosa non ha senso. E cioè Harry per esempio era bravo, era un ottimo cercatore, era bravo a Quidditch. Albus fa schifo a Quidditch e Harry invece, Albus è inclinato all'isolamento mentre Harry aveva amici eccetera. Scorpius è questo ragazzo gentile con tutti, gentile, invece diverso da Draco, per quanto lui si sia un po' abbia imparato un po' più a accettare gli altri nel tempo. Ma comunque non ha senso. Hermione è totalmente vuota, ragazzi. Cioè, non saprei cosa dirvi su Hermione, perché cioè, non ci sta nulla. Ron veramente è stato veramente totalmente ridicolizzato. Sembra che si siano schiantati in testa mille bolidi. Cioè, sembra che sia sotto l'effetto di droghe, veramente. Fa e dice, infatti, cose terribilmente stupide, ma proprio tutta la storia è infantile e stupida. E anche c'è stata una battuta fatta dallo stesso Ron sul naso di Voldemort. Ma, cioè, le battute sul naso di Voldemort vanno bene dappertutto, ma non in un libro di Harry Potter. Cioè, fare battute sull'antagonista, in questo caso Voldemort, è stupido, non ha senso. È stupida come cosa. Parliamo un po' della trama. Allora, questa storia non porta a nulla di nuovo, è totalmente sciapa. Alla fine è tutto come prima, cioè non c'è nulla di nuovo. Loro continuano a fare viaggi nel tempo, continuano. Albus e Scorpius. E continuano, cioè, ogni volta che tornano dicono: no, ho fatto una cavolata, adesso dobbiamo tornare indietro. Sempre per salvare Cedric. No, ho fatto una ancora più grossa. Andiamo, torniamo. Cioè, continuamente. Continuamente così. Non si scopre nulla di nuovo su nulla. Su nulla. Cioè, non sembra proprio una storia di Harry Potter. E questo perché lo dico. Soprattutto, manca tutto il senso di avventura, mistero, spirito che c'era nei i sette libri. E infatti questo libro non è stato scritto dalla Rowling, ma da John Tiffany e Jack Thorne. La Rowling fece solo un po' da guida. Cioè, come dicevo prima, è infantile come storia e sembra appunto scritta da un bambino che ha visto Harry Potter ed ha iniziato a inventarsi storie a caso, viaggi nel tempo, incantesimi, combattimenti, maledizione, muori. Cioè, adesso parliamo un po' dei buchi di trama. Allora, tutto si incentra sul fatto che Voldemort ha avuto questa figlia, come poi si scoprirà essere Delphi, figlia di Voldemort e Bellatrix. E da dove è sbucata? Non si capisce per niente quando sia nata e come, diciamo, per via delle caratteristiche, diciamo, della fisicità di Voldemort. Per me il fatto che Voldemort abbia avuto una figlia non ha completamente senso. Cioè, non so bene per come. Cioè, per noi non ha senso. Poi, viaggio nel tempo, allora.
Perché tutte le cose che Albus e Scorpius fanno tornando nel tempo, sì, che poi ci sono quelli che muoiono, perché loro fanno cavolate, e quindi c'è poi Piton che è ancora vivo, Hermione che è un insegnante Hogwarts, fanno così, e via. Perché tutte queste cose, cioè quelle che accadono durante il torneo tre maghi e quindi... Perché le cose che loro fanno che accadono durante il torneo tra i maghi non. Perché tutte le cose che fanno durante il torneo tra i maghi non accadono durante il quarto libro? Perché cioè, è così che funzionano i viaggi con la giratempo in Harry Potter. Nel terzo libro, Harry ed Hermione va indietro nel tempo per salvare Firrobecco. Cioè, le cose che accadevano le avevano viste mentre loro ancora. I loro che non viaggiavano nel tempo. L'Harry del presente, per esempio, aveva visto se stesso, con se stesso si intende il lui che era indietro nel tempo, evocare il Patronus fighissimo, super, che ha cacciato 8.544 dei senatori. E perché così non accade anche qua? Perché questo non ha senso, per niente, diciamo che questo è proprio causa ed effetto. Cioè, c'è questo buco di trama enorme. Tutta la storia, questa cosa che non ha senso, tutta la storia non ha senso, perché tutta la storia si basa sui viaggi nel tempo. Questo dovrebbe chiamarsi non Harry Potter la menzione delle rete, ma i viaggi nel tempo fatti a caso, ecco. Cioè, non accade nulla nel quarto libro. Adesso però non so elencarvi tanti di questi buchi di trama, perché quel libro non me lo ricordo più molto bene, praticamente. Non lo ricordo più molto bene. Ma come ho detto prima, nulla di nuovo. Non si scopre nulla sui personaggi, sulla trama, ed infine non porta a nulla, ritorna tu è tutto come prima. Tutto è racchiuso nei personaggi che fanno quelle cose, tornano indietro nel tempo, si scagliano maledizioni, eccetera. E Harry che dovrebbe riportare. È tutto inoltre incentrato sul fatto che Amos, Diggory, rivuole indietro il figlio Diggory Cedric. E dice ad Harry che dovrebbe riportarlo indietro perché era colpa sua. Ma Harry che ci poteva fare? Cioè, aveva 14 anni, a quell'età non ci poteva fare nulla. Eppure Amos continua a insistere: no, è colpa tua, dovresti andare indietro nel tempo. E quindi poi Albus, cosa, ci vanno indietro, fanno cavolate, eccetera. Poi a volte nei dialoghi provano a fare delle battute, ma sono tutte imbecilli. Cioè, come ripeto, l'opera è stupida. Poi, come ho già detto prima, questo libro non doveva esserci ed è stato fatto perché le richieste dei fan prevalsero, infine. Cioè, e poi, un momento. E poi, inoltre, ragazzi, basta! Sto film su The Cursed Child non esce, è tutto fake, ma poi è anche un'opera teatrale. Quindi, cioè, sembra assolutamente difficile. La trama non è poi all'altezza di un film. Io spero ovviamente che il film non lo facciano perché altrimenti è un disastro assoluto. Certo, ma potrebbe. No, niente. Allora, per me comunque questa storia è come se non esistesse, cioè non la considero. Per me questa storia non esiste. Infatti nelle biografie, nelle mie biografie, non ho parlato della maledizione dell'erede, ovvero di ciò che accadeva ai personaggi durante questa storia, e soprattutto non ho mai detto nella biografia di Voldemort che questi ha avuto una figlia. Forse che vi ricordo che per me non è mai accaduta, non è mai successa, perché non ha senso che Voldemort ha avuto una figlia. Ho dato un po' di considerazione a ciò che accadeva ai personaggi lì nel video dove raccontavo ciò che era successo ai personaggi in seguito alla sconfitta di Voldemort, ma ho parlato semplicemente delle cariche ricoperte, quindi non è che ho. Non ho dato particolare considerazione a questa storia, tra virgolette, assolutamente. È lontano anni e anni luce dai sette libri della saga. Cioè, ma poi, ma soprattutto, soprattutto, perché rovinare un finale fantastico? Cioè, l'epilogo del settimo libro, quello dei 19 anni dopo, cioè, era fantastico, sì, che si concludeva
con il trio invecchiato che guardavano l'Hogwarts Express, con loro che invece di esserci loro, però a bordo ci stanno i loro figli. Il trio invecchiato che quindi guarda i loro figli andarsene a Hogwarts, con Albus che ha le preoccupazioni di finire il Serpeverde, infatti poi nella storia ci finisce. E beh, perché rovinare un finale? Cioè, perché allungare ancora la storia? Non ha senso, cioè, hanno allungato ancora la storia, cioè, per me no, perché, ripeto, perché come per me, se non esistesse per me. E, cioè, hanno rovinato un finale fantastico. E andando avanti, cioè, non ha senso allungare ancora. Bene, ripeto che questo è un video di critiche e lamentele, perché a me quest'opera, io ripeto che come io non la considero per me, io non la considero, e no, perché, cioè, voi fatemi sapere che cosa pensate di questa serie nei commenti, cioè, se non la considerate come me, o se vi piace quello che pensate di quest'opera. E infatti non a molti piace, cioè, per magari può essere interessante comunque per quelli che hanno letto la saga. Per quelli che hanno letto la saga quando, diciamo, aspettavano i nuovi libri ancora anni fa. Può essere figo rivedere di nuovi personaggi, vedere le loro avventure, ma cioè, non ha senso comunque questa storia. E infatti non è piaciuta molto, infatti. Cioè, io per esempio non la considero, come ripeto per la centesima volta. E niente, questo è il mio video per criticare la menzione dell'erede. Come ho già detto, anche comunque non la elogiavo, ma per niente nessuno la elogia. E niente, ragazzi, il video finisce qua. E se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento su come, cosa pensate di questa storia. Iscrivetevi e attivate la campanellina. Noi ci vediamo mercoledì, mi sembra. Mi sa che domani no, non ce la faccio. Un mercoledì, temo anche che possa essere giovedì, però credo o mercoledì o giovedì. Ci vediamo per il prossimo video, che sarà riguardante le differenze tra il libro e il film di Harry Potter e Harry Potter e dalla morte parte 1. Infatti diciamo che farò infatti arriverò al punto del libro dove Dobby muore e arriverò alla fine del film parte 1. Beh, quindi il video finisce qua e ciao gente.